al mondo le bandiere sono centinaia e centinaia? Ce n'è una per ogni stato. E addirittura una per ogni regione. Persino una per ogni città. Anche la mia squadra di calcio ha la sua bandiera. Però a me le bandiere non piacciono molto. Sinceramente non capisco cosa servono. Io alla bandiera ci tengo tantissimo. Immagina, per esempio, di essere in un posto che non conosci, dove tutti parlano una lingua che non capisci. Ti senti solo, un posto esatto, però vedi sventolare la bandiera del tuo stato e pensi: oh, finalmente qualcosa che parli la mia lingua. Se un tuo avversario, durante una partita, strappasse la tua bandiera, tu ti arrabbieresti? Certo, moltissimo. Sarebbe troppo sleale. E perché? Perché è della squadra. Ecco appunto, la bandiera è la tua squadra. La rappresenta, è un simbolo. Come la bandiera è una nazione, ne è il simbolo. Un disegno molto semplice che rappresenta il nostro stato e la nostra vita al suo interno. Noi la bandiera dell'Italia come l'abbiamo scelta? Andiamo a cercare su internet. Ci penso io. Bandiera. Saella, che la roba lì? La nostra bandiera è quella dello stato che ha sostenuto l'unificazione del paese. Tanto tempo fa era la bandiera di un re e al circo aveva lo stemma della casa reale. Poi abbiamo deciso di non essere più una monarchia e quello stemma è sparito. Ecco com'è nata la nostra bandiera. È quella che ho sulla mia giacca. Proprio quella. La vedo sventolare sul municipio, in tanti luoghi pubblici, anche sulla scuola. Dai, disegniamola sul quaderno, sulla prima pagina. Ci farà sentire appartenente alla nostra squadra, del nostro paese, l'Italia. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, verde, bianco, rosso, ha tre bande verticali di uguali dimensioni. Una leggenda narra: verde come le nostre pianure, bianco come i ghiacciai delle Alpi, rosso come sangue versato dai soldati per l'unità d'Italia. Tricolore, yeah, è nel nostro cuore, yeah.
maestro.